Ma e questi orti come funzionano? Sono abusivi. Tutti abusivi? Tutti abusivi. Vabbè, in questo momento è il problema minore. No, è giusto per capire, capito? Allora, l'orto che c'è qua a fianco è abusivo, quindi... Un pezzichino, diciamo 200 euro. Ma no perché... No, perché? 3.000 euro? No, 2.000 euro? No, sì, sto arrivando. No, perché? No, ma non ho capito, scusami, allora spiegami una cosa. Cioè, tipo, questo appezzamento di terra qui che è abusivo viene pagato a qualcun altro per essere preso? No, per esempio, ci sono dentro io, vieno uno, c'è per esempio un pezzo di orto, ti capo qualcosa, no? Diamo 100 euro e ti do un pezzo. Però non si potrebbe fare, perché se sei abusivo è come se ti vendi la macchina rubata. No, non ce lo do, ci sto io. No, perché c'è anche l'attrezzi che i bidoni. L'attrezzi, il bidone che uno che ha comprato, dopo che è stato comprato, capito? Anche là per quello, non è che ci vendono orti. Ma la domanda è, posso prendere un secondo? Certo, a chi è che si vendono sti orti? Chi è che li prende? Per gli italiani che coltivano mi sa che ce n'è pochi. Guarda, loro sono arrivati qua 5-6 anni fa. Loro sono filippini? Filippini, sì. Okay. Prima eravamo tutti italiani. Ma voi... Tu che fai? Vivi qua e vivi da un'altra parte? Ah, ok, coltivi su. Ma non è che ci vivi qua dentro? No. E qualcuno che ci vive c'è, non è che dobbiamo... Ah, qualcuno ci vive dall'altra parte. Però qualcuno che ci vive dentro qua. Ma anche i romeni. Cioè, siamo messi male se c'è qualcuno che vive in una situazione del genere. Perché qua non c'è il collegamento con le fogne, non c'è... Non c'è niente. Qua è allo stato brado. Vabbè, questa è la situazione degli orti di Baggio. Adesso andiamo avanti a vedere il resto. Eccoci, continuiamo questa visione veramente triste del municipio 7, questi orti a fianco a Piazza d'Armi, e certamente ci rattrista il sapere che queste proprietà abusive passano di mano, secondo qualcuno per 100 euro, insomma in questa maniera però si favorisce il malaffare, l'immigrazione clandestina e chissà quant'altro. Vediamo cosa troviamo avanti e andiamo. E con tutto quello che ci troviamo dentro, potremmo anche dire solamente della cottura e altre cose che c'è almeno da una decina di giorni. E la polizia locale che si occupa della sorveglianza del territorio? Facciamo la nostra visita di cortesia perché siamo molto gentili insieme a tutti i cittadini del Municipio 7, il Comitato Antiracket, Paolo Rusconi, dopo la tenda con tantissimi coltelli e le lame per affilarle troviamo un'altra discarica. Guardate qui cosa vi tiro fuori, che è imboscata appositamente. No, prendi. Guardate qua cosa c'è, scoperta qua sotto. Non so se qualcuno l'ha vista, è stata fatta apposta sta roba. Guardate qua, una motocicletta. Adesso vediamo se c'è una targa. No, casualmente la targa OPS non c'è. Qui ci sono degli orti che sono in condizioni pessime, non sappiamo se questi sono gli orti che ha affidato il comune, speriamo di no, comunque sia sicuramente c'è da operare per migliorare questa situazione perché è in totale degrado, ma andiamo a vedere cos'altro c'è. Siamo dentro agli orti, come potete vedere è tutto molto abbandonato, molto in cattive condizioni, sicuramente non c'è sicurezza qua dentro. Alcuni sono proprio delle vere e proprie casette, come quelle che abbiamo visto a Baggio. E proseguono queste vie tra gli orti. Come vedete dappertutto è sporco, lamiere, insomma non è neanche una roba igienica o civile. Ci meravigliamo che il comune permetta queste situazioni così. Gli orti dovrebbero essere tenuti bene, essere comunque in una situazione di sicurezza, di pulizia. Qui addirittura troviamo una scritta "Attenti al cane" con una porta con le serrature. Cos'è questa? Un'altra casa abusiva? E questa casetta ci crea molti sospetti. Secondo noi viene utilizzata come appunto le casette di Baggio, è una casetta che si adopera ad ospitare persone, una casetta con riscaldamento, la porta con la serratura diciamo tra virgolette blindata, il cartello "Attenti al cane", insomma dovrebbe essere un orto, non dovrebbe essere una bidonville o delle costruzioni abusive. Siamo appena usciti dal tunnel degli orti dove diverse casette ci paiono abitate e la prova ce l'ha data alcuni personaggi che appena ci hanno visto si sono incappucciati, sono entrati di filato dentro, un certo fumo di marijuana che impestava l'aria e vi abbiamo fatto vedere anche le porte blindate, gli "Attenti al cane" eccetera. Mi sa che questi orti sono diventati ben altro, sono diventate delle altre casette abusive Chi è che ha controllato questi orti negli ultimi periodi? Facciamo la domanda, spero che qualcuno ci dia una risposta, ma proseguiamo perché anche se siamo al buio, come vedete, non molliamo il colpo. E siamo a fianco, come potete vedere, alla RCS, qui sopra c'è un benzinaio, c'è uno strapiombo, pensate che lo strapiombo sia privo di qualunque cosa, sia pulito, sia erba verde? Ecco, questo viene anche utilizzato per passare da sopra a sotto senza fare tanta strada. Un'altra cosa che ci ha impressionato sono stati questi pezzi di auto, di carrozzeria, che sicuramente non possono essere frutto di un incidente perché la strada comunque rimane molto indietro, che sembrano più che altro depositati qui per essere ripresi in un secondo tempo. Eccolo là, lì vediamo i pezzi più grossi, vi facciamo vedere solo i più grossi in questo momento per evitare le arrampicate selvagge. E sopra, nascosti in mezzo alle foglie, ce ne sono molti altri. Direi che al di là dei proventi, della provenienza di questi pezzi, ci sembra molto strano il fatto che vengano smaltiti qui. Allora o sono nascosti perché sono refurtiva e quindi vengono nascosti qui, altrimenti vuol dire che questo posto è utilizzato come discarica. Il problema è la pericolosità di questi individui, cioè questi individui... A Capodanno sparavano con le pistole. Allora, i problemi degli orti abusivi è questo. Alcuni degli orti abusivi arrivano da Via Bolla, ok? Ci siamo già capiti. Ma pare che questi qui abbiano pagato 3.000 euro tipo per prendersi uno spazietto lì così. E fate molta attenzione perché c'è un rumeno che è pericoloso, cattivo. Molto pericoloso. Cioè quello vi vede arrivare, prende quel bastone, vi corre dietro, vi mena. Quello lì è uno che ha chiaramente detto io non ho niente da perdere. Ha detto io se mi buttate via da qua vi ammazzo. Comunque... Questa parte, sì, questa lì è tutta la parte degli orti, questa l'erba così. Quindi? E qui c'è... È difficoltosa. Così c'è questo rumeno che è pericoloso. Attenzione che quello appena vi vede con la telecamera prende parte con un bastone e vi insegue. Questo rumeno qui è pericolosissimo, è veramente una pericolosità... Eccoci in uscita. Il campo degli orti in fondo, ci sono delle persone che spaccano la legna, fuochi accesi. Abbiamo evitato di entrare perché il contesto sarebbe diventato un attimino non tanto pericoloso quanto si poteva succedere qualcosa anche alle persone che ci hanno dato questa indicazione.